perde forze al Noah di Massa. In 24 ore sono nati ben 11 bambini. Al via i lavori per il Castello Malaspina. Presto sarà sede degli Uffizi Diffusi. Stanziati dalla Regione 1.300.000 euro per la videosorveglianza. Spettano a 69 comuni. La Massese è pronta per una nuova stagione calcistica. Presentata la squadra a Villa Cuturi. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Tragedia Marina di Carrara. È morto probabilmente sul colpo dopo una caduta un marinaio dell'Est Europa a bordo di una nave porta container che ieri pomeriggio aspettava di entrare nel porto di Marina di Carrara. Inutili soccorsi. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e sul caso sta indagando la Capitaneria di Porto. La Procura ha aperto un'inchiesta. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del pomeriggio di ieri davanti al porto di Marina di Carrara. L'uomo è caduto battendo la testa. I colleghi lo hanno visto a terra e hanno capito subito che era grave. Non si muoveva più e non rispondeva alle domande. È partita subito la chiamata al 118. Sul posto è arrivata sirene spiegate, un'ambulanza e i soccorritori sono stati accompagnati a bordo della nave di una motovedetta della Guardia Costiera. L'intervento è stato lungo e anche complesso, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto c'erano anche gli uomini della Guardia di Finanza, ma è la Capitaneria a condurre le indagini dietro mandato della Procura. L'ipotesi più plausibile al momento è che si tratti di un incidente sul lavoro. Grave incidente sulla 12 in prossimità dell'uscita a Versilia. La richiesta di intervento al 118 è arrivata alle 12 di oggi. Dalla centrale del 118 dell'ospedale del Versilia sono partiti 4 mezzi di soccorso e l'elicottero Pegaso. Sono 2 feriti, marito e moglie, che stavano viaggiando su una moto. L'uomo ha riportato un politrauma ed è stato portato a Cisanello in codice rosso, la donna all'ospedale Versilia in codice giallo. Sull'autostrada si è creata una lunga fila recando notevoli disagi. Oltre a Pegaso sono intervenute l'automedica e un'ambulanza Misericordia di Massa e 2 mezzi della pubblica assistenza di Carrara. È stato un vero e proprio tour de force nel reparto ostetricia del Noah di Massa. In 24 ore sono nati ben 11 bambini. Ecco i dettagli. 11 bambini in 24 ore sono quelli nati dall'una di notte del 31 luglio all'una di notte di oggi, 1 agosto, all'ospedale Apuane di Massa. 8 femminucce e 3 maschietti, tutti in piena salute, tutti sotto il segno zodiacale del leone, tutti nati nelle ore in cui nel cielo notturno è possibile ammirare il primo plenilunio di agosto. Il prossimo sarà il 31 di agosto. Avere 2 plenilunii nello stesso mese non avviene tutti gli anni, si tratta di un evento speciale. Come speciali sono stati 3 turni di servizio che al reparto di ginecologia e ostetricia Nido delle Apuane si sono alternati in un vero e proprio tour de force per assistere 11 mamme che hanno partorito nel giro di poche ore. Un parto è avvenuto nell'area nascita integrata dell'ospedale del cuore, dove madre e bebè sono stati affidati alle cure del neonatologi e cardiologi della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dove ginecologi e le ostetriche dell'ospedale Apuane sono parte integrante del gruppo multispecialistico Pregnancy Earth Team. Un vero record di questi tempi dove ovunque in Italia la riduzione delle nascite è un dato di fatto e che conferma la tendenza dell'ospedale di Massa ad essere scelto da numerose famiglie per mettere al mondo i propri figli. Il primo vagito è stato all'1.09 di ieri, lunedì 31 luglio, l'undicesimo all'1.21 di oggi, martedì 1 luglio. Uno dopo l'altro l'arrivo degli 11 bebè ha riempito di emozione familiari ed impegni il personale con ostetriche, infermieri, operatori sociosanitari e medici che hanno lavorato senza sosta per accogliere, assistere, ad accompagnare mamme, bambini e papà. Sono state 24 ore di intenso lavoro, ha infatti riferito Roberto Marrai, direttore della struttura di ostetricia e ginecologia di Massa, durante le quali sono state impegnate tutte le sale parto disponibili. Alcuni parti sono stati veloci, altri hanno richiesto più tempo e maggior impegno, ma la felicità nei genitori e la gioia di aver accompagnato la nascita a tanti piccoli è una soddisfazione che fa sempre parte del nostro lavoro e ci gratifica. Oggi siamo molto orgogliosi e soddisfatti, ha poi aggiunto Marrai, perché abbiamo garantito l'assistenza a tante mamme in un breve lasso di tempo. Significa che il nostro reparto riesce a garantire standard di assistenza elevati e sicurezza.
Massa, via al restauro del castello Malaspina, presto diventerà sede degli Uffizi diffusi, trovata l'intesa tra il Comune e il celebre Museo Fiorentino. Il castello Malaspina, uno dei luoghi simbolo della città di Massa, verrà riportato al suo splendore originario attraverso un grande progetto di restauro del quale beneficerà l'intero territorio. Diventerà infatti, terminato l'intervento, nuova sede degli Uffizi diffusi. Di questo hanno parlato proprio ieri agli Uffizi il sindaco Francesco Persiani e il direttore della Galleria Eike Schmidt, nell'ambito di un incontro teso a rafforzare la collaborazione tra la città puana e il Museo Fiorentino. Il progetto Uffizi Diffusi, che incoraggia e prosegue la fioritura del rapporto tra cultura e territorio, prenderà dunque vita nell'antica bellezza del castello rimesso a nuovo. Riguardo agli interventi che verranno effettuati sul castello, il PNRR e la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, a seguito di un'attenta indagine, hanno evidenziato l'esigenza di agire in maniera mirata sulle decorazioni del palazzo rinascimentale, sulla casa marchionale, sul corpo di guardia e sul cassero medievale. Inoltre verrà avviata una serie di operazioni di massima urgenza volte ad eliminare le situazioni di criticità del palazzo rinascimentale, dell'impianto di riscaldamento e di quello di illuminazione del cortile rinascimentale. Contemporaneamente all'esecuzione dei lavori da parte del Comune di Massa, la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, in accordo con il Ministero della Cultura, attiverà le procedure di esecuzione di un altro lotto di lavori incentrati sui restauri di elementi singoli di forte degrado, come ad esempio il consolidamento delle pitture interne e il restauro delle colonne dei loggiati. La durata dei lavori, secondo il cronoprogramma presentato, sarà di 35 settimane, equivalente a 245 giorni. La massiccia entità dei lavori non comporterà tuttavia la chiusura del complesso, che grazie ad un percorso guidato che verrà modificato a seconda dell'avanzamento dei cantieri, riuscirà a mantenere la stessa fruibilità. Gli importi a carico del Comune di Massa, ottenuti grazie al reperimento dei fondi del PNRR, saranno di 814.000 euro, mentre gli investimenti della Sovrintendenza di Lucca e Massa Carrara avranno un importo complessivo di 500.000 euro circa. Ringrazio il direttore Schmidt per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta di collocare una parte della collezione degli Uffizi nel nostro castello, ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani. Questa è una straordinaria opportunità di promozione del territorio. Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nella seduta di domani 2 agosto, adotterà il nuovo piano regolatore del porto di Marina di Carrara, dando così inizio all'iter per la sua approvazione. Come riferito dal presidente Sommariva, il nuovo piano riduce le aree potenzialmente disponibili per banchine e piazzali portuali. In altri termini, il porto riduce le aree occupate, ma le razionalizza in base alle esigenze attuali. Inoltre, il piano restituisce all'uso urbano aree per circa 100.000 metri quadri. Come spiegato da Sommariva, gli studi correntometrici a corredo del piano dimostrerebbero come l'influenza della diversa configurazione delle nuove opere di difesa a mare possano raggiungere al massimo la foce del Lavello. Ciò che preme affermare è che oggi siamo tutti in lotta contro l'erosione e che il porto può essere il migliore alleato in questa attività, che non può basarsi su una gestione artificiale delle coste. Ha riferito Sommariva, le attività portuali di manutenzione dei fondali possono diventare strumento strutturale di piani annuali di ripacimento del litorale a Po Versiliese, in accordo con la Regione e i comuni costieri. Truffa e reati di falso. Sono state applicate misure interdittive per gli amministratori di una società che per partecipare ad un bando pubblico ha falsificato il certificato di omologazione di un mezzo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure interdittive emessa dal Presidente del Tribunale nei confronti di tre soggetti coinvolti nella gestione di una società che a seguito di partecipazione ad un bando pubblico emesso dal Comune della Spezia era riuscita ad ottenere la licenza utile per effettuare un servizio di trasporto di persone a fini turistici mediante l'uso di un trenino lillipuziano. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica, hanno permesso di ipotizzare, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, la commissione in capo ai tre soggetti, il legale rappresentante di due amministratori di fatto della società, dei reati di truffa aggravata e di istigazione alla falsità di materiale ideologica, finalizzati all'ottenimento della necessaria licenza per svolgere l'attività. In particolare, i tre si sarebbero adoperati dapprima in un'opera di contraffazione del certificato di omologazione della motrice
superficie del trenino, attestando falsamente con la compiacenza del titolare di un'officina brianzola di aver installato sul mezzo un dispositivo in grado di portarne l'omologazione da Euro 0 ad Euro 5, considerato che il bando comunale richiedeva l'uso di veicoli in possesso di omologazione Euro 4 o superiore. Avrebbero poi prodotto ulteriori attestazioni false riguardanti altre specifiche tecniche del mezzo, inducendo così in errore la commissione preposta alla valutazione dei requisiti dei partecipanti al bando e riuscendo in tal modo ad ottenere illecitamente il titolo autorizzatorio. Sono quindi questi i motivi che hanno portato l'autorità giudiziaria ad emettere la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali notificate agli indagati e alle amministrazioni interessate dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Spezia. Stefano Benedetti, presidente dell'Associazione Massa Città Nuova, è intervenuto per segnalare un'altra ipotesi di spreco di denaro pubblico inerente alle casse della casa di riposo Ascoli di Massa. Nel mirino l'acquisto di 70 smartwatch per un valore pari a 20.000 euro da dare in uso agli ospiti della casa di riposo peraltro mai utilizzati. Il problema non è solo quello di aver speso 20.000 euro, ma di averli utilizzati durante la fase di dissesto finanziario della struttura. Ha commentato Benedetti: mi meraviglio che il sindaco Persiani e l'amministrazione comunale non siano mai intervenuti su questa vicenda e che la stessa sia stata completamente taciuta. Benedetti ha fatto inoltre sapere che manderà una nota alla Procura della Corte dei Conti per verificare questa spesa. Videosorveglianza: dalla Regione Toscana stanziati 1,3 milioni di euro finalizzati a 69 comuni. In graduatoria ben 7 comuni in provincia di Lucca e 6 in quella di Massa Carrara. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo, ha approvato la graduatoria con la quale si assegna un totale di 1.300.000 euro a ben 69 comuni di tutte e 10 le province toscane, destinandoli alla realizzazione ed installazione di impianti di videosorveglianza. In questo modo, spiegano il presidente Eugenio Giani e l'assessore Ciuoffo, sarà completato il finanziamento delle graduatorie ancora aperte. Così dal 2022 sono complessivamente 153 i comuni che hanno ricevuto un finanziamento destinato all'installazione degli impianti, per un totale erogato da parte della Regione di oltre 3 milioni e 300 mila euro. Un contributo per una Toscana più sicura, per garantire nei centri abitati maggiori controlli contro ogni atto criminoso. Un provvedimento di per sé non risolutivo, certo, ma che accompagnato con iniziative di animazione e socialità nelle zone più fragili, contribuirà sicuramente. I contributi variano da un minimo di 6.000 ad un massimo di 40.000 euro, questi ultimi destinati ai comuni capoluogo come Massa, Carrara, Arezzo e Lucca, che sono stati finanziati con questa tranche finale. Si tratta di 13 comuni della provincia di Firenze, di 10 comuni pisani, di 8 comuni grossetani e altrettanti pistoiesi, di 7 ciascuno per le province di Arezzo e Lucca, di 6 comuni senesi ed altrettanti della provincia di Massa Carrara, di 3 comuni della provincia di Prato e di 1 di quella di Livorno. È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera di indirizzo che dà mandato di reperire 1.100.000 euro di risorse aggiuntive per concorrere a garantire la continuità aziendale della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. La decisione del presidente Eugenio Giani fa seguito all'incontro del 25 luglio scorso, convocato a Roma dal Ministro della Cultura, in cui il commissario straordinario della Fondazione ha presentato il piano di risanamento e rilancio della Fondazione, nel quale sono indicati i contributi straordinari richiesti ai soci fondatori e soci privati per garantire la continuità aziendale, scongiurando il corso della sospensione totale delle attività e all'attivazione di ammortizzatori sociali. Adesso rimanete con noi qualche istante di pubblicità. La mia macchina.
bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden. Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto. Con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Lirica in piazza. Una connessione tra passato e presente, tra artisti e spettatori. Lasciatevi incantare dalla musica per scoprire il potere travolgente della Carmen, Rigoletto e Il Barbiere di Siviglia. Opere che parlano direttamente al cuore. La lirica vi aspetta a Massa Marittima, nella Maremma Toscana. Piazza Garibaldi, 3-4-5 agosto. Direzione artistica Leonardo Quadrini. Info liricainpiazza.it. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One. Un evento del comune di Massa Marittima. Main sponsor Coop Tirreno. Ci sono momenti nella vita di una persona che cambiano la storia. A volte sono frazioni di secondo in cui tutto può accadere. In quei momenti è importante avere la squadra giusta, come i medici e il personale di Fondazione Monasterio, che ogni giorno curano il cuore dei neonati, adulti e bambini, compiendo gesti che cambiano la vita dei loro pazienti. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Monasterio, la mia squadra del cuore. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Saranno settimane di lavori e interventi le prossime per il comune di Pontremoli. One Fiber è chiamata infatti ad accelerare le sue attività nel territorio per riuscire a completare la stesura della fibra ottica. Per questo motivo Enel Distribuzione dovrà eseguire interruzioni di energia elettrica che da qui a fine settembre interesseranno alcune diverse frazioni. Confido nella consueta disponibilità dei nostri cittadini per gestire questo ulteriore disagio che l'arrivo della fibra ottica porta con sé, ha spiegato il sindaco Jacopo Ferri. Dopo tante interruzioni, tanti ritardi e tante sollecitazioni avanzate, spero che con questa programmazione One Fiber possa finalmente terminare la rete e così consentire al più presto agli utenti di fruire di questo servizio fondamentale. Per informazione sarà possibile consultare il sito del comune di Pontremoli, comune.pontremoli.ms.it e o contattare il numero 0187 46 0122. Si apre la stagione del mare per tutti, un progetto ambizioso avanzato grazie ad una collaborazione tra ANMIC Massa Carrara, Assoutenti e Associazione Free Diving, che si pone come obiettivo quello di offrire gratuitamente una settimana al mare a tutte le persone riconosciute con gravi disabilità, così come a tutti i bambini in contesti di disagio sociale, culturale, economico segnalati dai servizi sociali dei comuni, tra i centri di ascolto Caritas del territorio o dalle parrocchie e comunità presenti sul territorio.
territorio. Grazie a questo progetto sarà offerta una postazione composta da un ombrellone e due lettini o due sdraio per una settimana dal 29 maggio al 17 settembre di ogni stagione estiva presso lo stabilimento balneare denominato Bagno Villa Gioietta, sito a Marina di Massa in lungomare di Ponente, a richiedente e a massimo 3 accompagnatori. Le prenotazioni sono già aperte e le persone in possesso dei requisiti richiesti dovranno compilare ed inviare l'apposito modulo di prenotazione reperibile presso lo stabilimento balneare o sul sito www.patronatomassa.it. Nuovo appuntamento in musica con i Giovedì di Sant'Antonio, la rassegna organizzata nello spazio all'aperto della parrocchia di Tonfano dall'Associazione Culturale Giulio Rospigliosi con il patrocinio del Comune di Pietrasanta. La sesta serata, giovedì 3 agosto, con inizio alle 21.30, offrirà al pubblico di Marina gli anniversari cameristici del Novecento, musiche proposte dal duo violoncello-pianoforte formato da Nicola Fiorino e Filippo Balducci. L'ingresso è a libera offerta. Informazioni al numero 335-54-39579 o all'indirizzo di posta elettronica info@acmmicrospigliosi.it. La Massese è pronta per una nuova stagione calcistica. Ieri sera a Villa Cuturi sono state presentate la squadra juniores e la prima squadra alla presenza della dirigenza, delle autorità e di moltissimi tifosi. Vediamo. Con la presentazione della squadra parte ufficialmente anche il grande lavoro, insomma, vostro societario. Sì, è stato un grande lavoro. È stato un grande lavoro perché abbiamo l'ambizione massima di far bene. Anche perché, come dimostrato questa sera, ci sono due aspetti che lo meritano. Senz'altro questi tifosi meravigliosi, anche stasera avete visto che entusiasmo che hanno profuso nel salutare la squadra, e questo è fondamentale. E poi il presidente, che purtroppo è lontano e vive da lontano in sofferenza questa grande attesa d'inizio, per cui ci sentiamo in dovere di rispettare queste due cose fondamentali per noi. Ho chiesto agli entrambi gli allenatori ma come la vede la partenza dell'anno, come sono questi due gruppi, quelli della juniores ma anche quello della prima squadra? Beh, abbiamo cambiato tanto, perché in prima squadra abbiamo cambiato 18 elementi, nella juniores abbiamo rinforzato con dei ragazzi, diciamo, interessanti per fare una juniores più competitiva. Perché? Perché guardiamo sempre avanti. Nel caso in cui per caso noi riuscissimo a primeggiare nel campionato, dobbiamo essere pronti col settore giovanile, che è obbligatorio in queste società, per cui noi crediamo moltissimo nel settore giovanile, e di questo fatto parlerò in futuro, ma adesso posso dare una notizia sicuramente in esclusiva, in cui partirà in settimana l'affiliazione con il settore giovanile storico di Massa, che è il Poggioletto, con cui abbiamo stretto un'alleanza fondamentale per poter dare un serbatoio fortissimo alla Massese. E quindi, insomma, in bocca al lupo, speriamo che la Massese possa, insomma, sempre vincere. Crepi il lupo innanzitutto, e sì, lo scopo è la vittoria, anche perché noi cercheremo di trasmettere questa ossessione della vittoria ai ragazzi, perché questo crea una mentalità vincente, e con la mentalità vincente, oltre all'aspetto tecnico, si va da tante parti. I ragazzi sembrano, insomma, pronti ad iniziare. Beh, insomma, sono stati analizzati per filo e per segno, dalla testa ai piedi, perché ne abbiamo contattati tantissimi, abbiamo scelto quelli che caratterialmente e tecnicamente rispecchiavano le nostre idee. C'è da dargli un merito, oggi li abbiamo trovati in forma strepitosa subito all'inizio della preparazione, perché hanno seguito alla lettera i dogmi che gli hanno impartito i nostri tecnici di fare una pre-preparazione. Questi ragazzi sono 2 settimane che sono in preparazione da soli e oggi hanno avuto dei test meravigliosi e confortevoli. Allora possiamo dire forza Massese? Questo sempre, ce l'ho nel cuore, di conseguenza lo dico con forza, forza Massese. Com'è questo gruppo? Un gruppo di ragazzi seri, di ragazzi che hanno voglia di far bene, tanti anche di rilanciarsi. E una squadra, secondo me, che è stata costruita con criterio, senza far proclami, però crediamo di avere una squadra competitiva. Poi vediamo, il campo parlerà e dirà se siamo all'altezza del nome che portiamo sulla maglia oppure se dobbiamo rivedere qualcosa. Una squadra che è stata completamente ricostruita. Sì, anche perché dopo le macerie della scorsa stagione, visti i risultati, era giusto dare una svolta, secondo me, e anche secondo la società, e quindi abbiamo fatto dei cambiamenti importanti anche a livello numerico, ma anche a livello di qualità, secondo me. È una squadra qualitativa.
E com'è questo gruppo? Questo gruppo è un gruppo entusiasta, quindi c'ha tanto entusiasmo e trascina anche me, perché vedo dei ragazzi che hanno voglia di far sempre bene, gli allenamenti al 100%, quindi è quello che poi un allenatore richiede. E qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo, come ho detto prima, è quello di fare il massimo per la Massese, che vuol dire ambire sempre alle primissime posizioni. Poi logicamente ci saranno altre squadre che sono state costruite per vincere, ci daranno sicuramente filo da torcere, anche noi lo dovremo dare a loro, però dobbiamo rimanere attaccati fino in fondo alle prime posizioni, questo lo richiede il nome che portiamo sulla maglia. Quindi buon lavoro, anche perché sappiamo che hai iniziato la preparazione proprio oggi. Sì, oggi abbiamo iniziato a Marina di Massa e sinceramente sono stato molto colpito già dal livello di preparazione con cui si sono presentati i ragazzi. La squadra la vedo bene, chiaramente siamo all'inizio, ora vediamo, avevamo una buona base l'anno scorso su cui abbiamo costruito la squadra per fare qualcosa di importante, abbiamo ottenuto una buona ossatura di ragazzi giovani tutti il 2005, ci abbiamo messo insieme qualche altro 2005 e qualche 2004, più qualche 2006 che sarà pronto poi quest'altro anno, pertanto ci aspettiamo cose molto importanti. Quindi insomma avete grandi obiettivi? Gli obiettivi sono sempre grandi, diciamo che il nostro primo obiettivo principale sarebbe quello di far crescere i ragazzi in modo tale che possano esordire in prima squadra. Poi dopo, se lavoriamo bene insieme, sicuramente otterremo qualcosa di importante insieme. E com'è il gruppo? Il gruppo è fantastico. Sono ragazzi eccezionali, hanno capito come si sta all'interno di questo mondo, che non è un mondo facile, però sanno stare sia dentro che fuori dal campo, come richiede la Massese. È stato pubblicato l'avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico libero professionale di un anno, rinnovabile, di addetto stampa della Società della Salute della Lunigiana. I professionisti interessati dovranno presentare domanda entro il 16 agosto 2023. Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito della Società della Salute all'indirizzo sdslunigiana.it nella sezione Bandi e Avvisi. Adesso le previsioni meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 2 agosto. Nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti moderati e mare mosso. Giovedì 3 agosto. Nuvolosità intensa, temperature in diminuzione, venti moderati o tesi e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo instabile, temperature in calo, venti tesi e mare molto mosso. Per aggiornamenti, meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Il nostro telegiornale termina qui, grazie di essere stati con noi e buona serata.